Ciao raga, come state? Oggi si parla di filmmaking, quindi questo è un video un po' più tecnico per quelle persone appunto che hanno la passione del filmmaking e magari vogliono scoprire qualche trick che li può aiutare. Ecco, questa è stata una cosa che per me è stata una svolta, nonostante sicuramente non ho scoperto l'acqua calda e per molti sarà una cosa semplicissima che già conoscono, per me è stata una cosa abbastanza importante da scoprire in quanto utilizzare i Mac, tutti, qualsiasi tipo di Mac come monitor è veramente comodissimo perché posso usarlo come secondo monitor di un altro Mac. Io ci ho collegato la PlayStation in quanto nella mia stanza non avevo uno schermo e quindi adesso posso usare il Mac come schermo anche per la PlayStation. Quindi veramente questa è una cosa che ti permette di usare proprio il Mac come monitor al 100%. È molto semplice, una tecnica semplicissima, molti la conosceranno, è un riutilizzo di un'altra tecnica, perché in realtà questa cosa qui si fa per ad esempio fare streaming live utilizzandola in quest'altra maniera, quindi proprio prettamente con la concezione di usare proprio il Mac come schermo. È una tecnica molto valida, infatti io da quando ho imparato questa cosa qui e l'ho ottimizzata al meglio per le mie esigenze, avendo due Mac, due iMac, utilizzo appunto questa tecnica sia per utilizzare un secondo schermo sul mio primo iMac o per mettere un secondo schermo appunto sul mio MacBook, avere anche tre schermi, perché con questa tecnica in base a quanti appunto dispositivi hai puoi appunto spaziare con gli schermi e anche per giocare con le console. Cioè io la uso così, quindi il video è molto breve, molto semplice, però è abbastanza buono. Se facciamo l'esempio, tu hai una console e la TV ce l'hai per esempio solamente nel salotto e quindi magari tu vuoi giocare nella tua stanza e utilizzare la console e il Mac come schermo e quindi evitare di comprare un'altra televisione o un altro schermo. La cosa bella è che se avete un MacBook praticamente voi potete spostare lo schermo dove volete. Quindi se ad esempio voi avete una console e un cavo abbastanza lungo che vi permette con questa tecnica di portare ad esempio il MacBook di fronte al letto, stare sdraiati, giocare con la console davanti, seduti nel letto oppure sdraiati, potete farlo tranquillamente. Ma bando alle ciance, perché è veramente molto semplice, più semplice di quello che si crede, almeno per me. Poi ovviamente bisogna vedere come la pensate voi e se vi viene semplice, però io vi spiego cosa abbiamo di bisogno per questa tecnica. Una scheda di acquisizione, in questo caso al contrario, una scheda di acquisizione video che sia almeno 60 Hz, quindi dicevo una scheda di acquisizione video che vi permetta di avere in ingresso tutti gli FPS che appunto escono da una console o da un qualsiasi dispositivo che voi volete importare per utilizzare appunto lo schermo del Mac come schermo e non come computer, e un software che si chiama OBS. Questo software ve lo faccio vedere subito, una volta scaricato dal sito ufficiale, quindi voi basta che andate sul sito ufficiale di OBS e scaricate la vostra versione, sia per Windows o per Linux o per Mac. Ecco, siamo qui sul Mac. Adesso vi faccio vedere OBS, praticamente questo qui. Voi lo andate appunto ad aprire. Ci sta un po' perché il mio Mac è veramente pieno di roba. Pieno di roba, ragazzi. Ecco, vedete? È semplicissimo. Questo profilo è già stato creato da me, però facciamo finta che io debba creare un profilo nuovo, quindi cancelliamo tutto. Voi vi troverete una schermata così, vi dirà di impostare un po' di cose. Voi cercate nelle impostazioni di mettere comunque il massimo, la massima risoluzione che vi consente l'uscita del vostro dispositivo. Ad esempio 1920x1080 sarebbe l'uscita della PlayStation, in questo caso è 60 fps. Dopo aver impostato questa cosa nelle impostazioni e nel video, voi praticamente non dovete far altro che creare una scena che in teoria già avete creato. In questo caso la chiameremo ad esempio import PS4.
e andremo su più cattura, dispositivo di cattura video, facciamo PS4 e una risoluzione, faremo USB video perché è il nostro dispositivo di ingresso già collegato, quindi praticamente, per ricapitolare il collegamento, la PlayStation esce HDMI, l'HDMI entra nella scheda di acquisizione, la scheda di acquisizione va USB col computer. Quindi andiamo su High, che sarebbe il massimo di risoluzione, e in questo caso attualmente non ci sta dando niente perché appunto non, la scheda di acquisizione non sta mandando segnale. Ah, ho sbagliato qui. Andiamo a aggiungi, quindi dispositivo, e facciamo cattura l'audio in ingresso. Facciamo PS4, il nome già in uso, quindi PS4 audio, e andremo a prendere l'audio sempre da USB digital, che sarebbe il nostro dispositivo di cattura audio, e in questo caso appunto abbiamo creato una scena su OBS, si chiama scena, che ci permetterà di avere un qualsiasi dispositivo in ingresso video dalla scheda di acquisizione. Questo vuol dire che in questo caso stiamo parlando di PlayStation, perché adesso ve lo farò vedere su PlayStation, però qualora voi voleste collegare un altro computer, un altro Mac, un altro dispositivo di qualsiasi tipo, è lo stesso procedimento, tramite sempre scheda di acquisizione con ingresso HDMI, scheda di acquisizione almeno 60 Hz. Ora io vi faccio vedere che accendo la PlayStation e non avremo veramente nessuna latenza di nessun tipo e non avremo nessun tipo di problema, si potrà giocare tranquillamente. Come potete vedere, in questo momento si è avviata la PlayStation e ci sta andando tutto sul nostro schermo. Io quindi praticamente cosa vado a fare? Vado a fare tasto destro, proiettore a schermo intero anteprima su iMac. Quindi io adesso, mettendo su OBS a schermo intero, posso tranquillamente giocare alla PlayStation sul mio iMac da 27 pollici senza alcuna latenza, senza alcun ritardo. Quindi questa è una tecnica veramente simpatica. Sicuramente da questo punto di vista potete anche poi evolvere e fare dello streaming, perché questa tecnica nasce appunto soprattutto per lo streaming, però se avete una buona scheda di acquisizione video potete giocare tranquillamente. Mentre per avere l'audio basta andare qui, poi proprietà audio avanzate e fare appunto, questo sarà disattivato, e fare appunto dove c'è PS4 audio, monitora l'audio e invia l'uscita, se chiudi e abbiamo l'audio della nostra PS4, sentite? Lo stessa cosa appunto per lavorare. Io ad esempio vi faccio vedere con un'altra scheda d'acquisizione che ho qui collegata alla stessa maniera, praticamente come estensione dello schermo di questo iMac. Di conseguenza cosa vuol dire? Vi faccio vedere che se io vado a premere ESC, non avete altro che l'iMac originale e l'altro iMac su OBS. Quindi se io prendo proiettore a schermo intero, io in questo momento ho il secondo schermo di questo iMac. E se io volessi, per esempio, questo è proprio una cosa allucinante, OBS su OBS, passarmi lo schermo anche qui, lo posso fare, però ovviamente non ha senso. Io questo lo uso come secondo schermo per lavorare, quindi per questo ce l'ho collegato così, mentre questo mi funziona abbondantemente da schermo per la PlayStation, in quanto questa scheda di acquisizione è molto più potente di questa piccolina qui. Però vabbè, niente ragazzi, questo mini tutorial era appunto per farvi vedere questa fantastica cosa che io ho scoperto e mi ha veramente svoltato. Potete utilizzarla appunto a vostro piacimento. Con questa tecnica ogni schermo, ogni Mac, ogni computer diventa un secondo schermo senza aver bisogno di cavi Thunderbolt, senza aver bisogno di collegamenti strani. Potete praticamente
lavorare con qualsiasi cosa, e se non avete appunto l'esigenza degli FPS, le schede di acquisizione video costano veramente poco, nel senso che se non avete l'esigenza dei 60 Hz, come ce l'ho io, o più, potete prendere benissimo una scheda video di una scheda di acquisizione video di quelle, che ne so, di 13 euro che trovate su Amazon, e da lì potete appunto fare la stessa cosa però con un minor numero di fotogrammi. Se volete appunto acquistare queste schede di acquisizione, basta che andate nel link in descrizione della mia affiliazione Amazon, così magari se le comprate dai miei link mi aiutate in qualche modo con il mio canale. Niente raga, oggi era proprio un tutorial fantastico, perché questa cosa è stata bella per me, per quanto mi riguarda. Penso che possa essere utile a tanti, in quanto non l'ho mai vista questa cosa utilizzata in questo modo cercando su internet. Di conseguenza per anni mi sono chiesto come fare e finalmente l'ho scoperto da solo. Un saluto a tutti ragazzi, spero che vi sia stato utilissimo questo video, che comunque appena avete visto che è una cosa semplicissima. Se questo video vi è stato utile ed avete qualche richiesta appunto, non esitate a chiedere, io rispondo a tutti i commenti e se è il caso faccio anche dei video dedicati, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.